Marta Milani, Maria Enrica Spacca, Libania Grenot, già brave ad essere arrivate qui. C'è stato un cambio in corsa, quello di Spacca al posto di una squadra americana con meno punte rispetto al recente passato. Non ci sono appunto Alison Felix, che la 4x400 l'ha corsa spessissimo, se non sempre. Non c'è nemmeno Sania Richards, quindi la Russia potrebbe crederci e provarci. Esatto. Salto in alto sospeso perché devono transitare loro. E Asticella portata 2-0-3, dove salterà Brigitta Barrett per prima. È in testa la gara. Americana dietro ad andare forte, marcate a vista dalle russe, o meglio dalla russa Yulia Gushchina. È partita Jessica Bird, poi avrà Natasha Hastings, Ashley Spencer, Francina McCorrone. Non so, qualificata la Giamaica, qualificata. Buona frazione il Bazzoni. E poi i tempi di recupero, sono in finale la Francia all'interno. Bazzoni, ottima frazione, si sta molto ben comportando. Non Gushchina, che perde la scia dell'americana, in teoria meno quotata. Ottima frazione Bazzoni. Parte Marta Milani, si è molto ben difesa, le altre scappano ovviamente. Gran Bretagna che potrebbe anche provare a mettersi tra l'una e l'altra. Seconda frazionista russa Tatiana Firova, ma scappano le americane e c'è Natasha Hastings. Firova, mentre Milani è sesta, non lontana la Nigeria per il quinto posto. Ma intanto Stati Uniti là davanti con Russia e Gran Bretagna, la lotta per il podio è là. La classica tenacia di Milani. Francia un ottimo quarto posto, Stati Uniti, Russia e poi Gran Bretagna scavalcata dalla Francia. Quinta e sesta l'Italia, sesta un passo dal quinto posto. Parte Maria Enrica Spacca, ma vanno queste con Mirelle Urtis per il podio. Il sorpasso russo. È partita come un lampo Xenia Rijova, approfittando di Ashley Spencer, la meno quotata delle quattro. Spacca che prova a tenere il ritmo della nigeriana. Russia-Stati Uniti, continua Russia-Stati Uniti con dietro Gran Bretagna e Francia per il bronzo, anche se manca ancora una frazione di 100 metri. Si tiene sull'esterno la russa, Ashley Spencer arriva. Spacca ha sorpassato la nigeriana, è stata sorpassata dall'Ucraina, viene su la britannica e questo è il duello. Errore dell'americana che si era messa per cambiare con la compagna alla corda. Italia sesta settima, ma Libania Grenot sesta, adesso quinta con molto Libania bene, che è andata a sorpassare con azione interna molto efficace l'ultima frazionista ucraina Natalia Pigida. Russia davanti, americane dietro, con il tentativo di rimonta di Francina McCorrory, ma c'è Antonina Krivashapka che è altrettanto quotata. Poi Gran Bretagna e Francia, poi il quinto posto che si gioca a Libania Granota, attualmente quinta. Splendida gara dell'azzurro. Russia, Stati Uniti, rettilineo testa a testa, Russia, Stati Uniti, con l'Italia che deve difendersi in questo finale. Ritorna l'Ucraina per il quinto posto. Russia, Stati Uniti, Russia che va a vincere, Russia che va a vincere con il 3-20-21, Stati Uniti, poi Gran Bretagna, Francia è quinta, ma dai, fino in fondo, dai. Perde il bastoncino chi? Noi. È squalificata allora, ha perso il testimone Libania Grenot, quinta o forse sesta, ha perso il testimone e questo porterà ad una squalifica. Bisogna portarlo fino oltre la linea, potrebbero non accorgersene, non so se l'ha perso. L'ha perso prima dell'arrivo. L'ha perso prima dell'arrivo. Splendida gara comunque. Quest'anno nessuna veloce come la Russia. Gushchina, Firova, Rijova, Krivashapka, 3-20 e 19. Eccolo qui il momento. Andiamo con l'Ucraina. Vediamo se c'è un contatto o meno. La linea sta per arrivare. C'è il contatto. Uno. Un altro contatto e perde prima della linea il testimone. Gliel'ha levato. Ma occorre impugnarlo tenuto saldo.
Vabbè, parlando della prestazione, eccezionale. Sì, sì. Quinta è un mondiale. Qui sfortuna, certo. Largamente al di là delle attese. Allora, sarebbe sesta, credo, perché l'Ucraina è stata piazzata comunque davanti per via... perso di un centesimo.